Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario dedicato alla Prassi Uni 109 del 2021. Sono Stefania Bertolini, sono il segretario generale dei Sustainability Makers, l'associazione italiana che riunisce i professionisti della sostenibilità. Un paio d'anni fa siamo stati coinvolti da Uni come coproponenti di questa Prassi, che per la prima volta ha cercato di formalizzare le competenze e le conoscenze che il professionista della sostenibilità dovrebbe avere. È stato un bel lavoro. Io e Claudia Strasserra, che tra poco vi darà maggiori dettagli sui contenuti di questa Prassi, abbiamo partecipato e volevamo, a 2 anni dall'entrata in vigore della Prassi, volevamo fare un po' il punto della situazione con chi a vario titolo è interessato da questa Prassi. Per cui ci sarà Claudia Strasserra, che è Chief Reputation Officer di Bureau Veritas Italia e consigliere di Sustainability Makers, che entrerà nei contenuti della Prassi. Poi con Giacomo Riccio, Technical Project Manager Innovazione e Sviluppo di Uni, parleremo di come sta andando la Prassi, perché la Prassi è un. Poi ci spiegherà meglio lui, però è un prodotto Uni che necessita di minori tempi di lavorazione, però appunto non è promosso ufficialmente finché non diventa norma dopo 5 anni, a seconda del gradimento del mercato. E per cui Giacomo ci racconterà come sta andando, come si sta comportando la nostra Prassi. E poi ci sembrava interessante, visto che è una novità, anche parlarne con chi si è certificato, per cui abbiamo invitato 5 persone che hanno già ottenuto la certificazione secondo i requisiti previsti dalla Prassi, li presenterò poi dopo perché sono tanti. E infine trarremo le conclusioni con Federica Perego, Senior Consultant di Kilpatrick, per capire se il mercato del lavoro, innanzitutto come sta andando, no? Sulle professioni connesse alla sostenibilità, e poi per capire se effettivamente la Prassi può essere uno strumento utile anche per chi si trova a selezionare i professionisti della sostenibilità. Quindi lascio la parola a Claudia, ringrazio tutti voi per essere qui presenti e iniziamo i nostri lavori. Grazie Stefania, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, quando ci siamo ritrovati attorno a questo obiettivo di predisporre una prassi di riferimento, una best practice sui professionisti della sostenibilità in casa Uni, ci siamo fatti delle domande. Come sustainability makers, all'epoca ci chiamavamo ancora CSR Manager Network, ma è solo un aspetto di etichetta, eravamo sempre noi. Ci interrogavamo sulla necessità, sull'opportunità di codificare quelle che potevano essere le skill, le competenze, le conoscenze di un professionista della sostenibilità. A noi, come persone appartenenti al network, sembrava tutto molto chiaro, forse perché siamo cresciuti dentro a questo ruolo e quindi ci sembrava anche limpido identificare il nostro mandato, il perimetro della nostra azione, le nostre conoscenze e competenze. Ci siamo accorti però che questo era vero per noi che magari da molti anni lavoravamo nell'ambito, nel settore, ma vista l'esplosione della sostenibilità negli ultimi 5 anni, veramente non esagero, parlo di esplosione, c'era bisogno di guidare, di orientare, di dare un punto di riferimento al mercato del lavoro innanzitutto, ai giovani che si affacciano a questa professione, a chi magari nell'arco del già avviato nella sua carriera vuole colmare alcune lacune, vuole qualificarsi ulteriormente e vuole definirsi meglio come professionista della sostenibilità.
Quindi, visto il contesto in forte evoluzione, con una domanda crescente di professionisti della sostenibilità, ci sembrava fondamentale poter mettere nero su bianco queste caratteristiche di conoscenze, di competenze, di esperienze, proprio anche per guidare le aziende che devono assumere una persona con queste caratteristiche. Immaginate un'azienda, magari anche un'azienda piccola e media, che vuole assumere un professionista della sostenibilità, un sustainability manager, ma al suo interno non ha nessuno già in possesso di quelle competenze, diventa quindi anche difficile fare la selezione. Allora avere una prassi di riferimento aiuta i selezionatori anche a capire che cosa andare a chiedere. Ecco dunque il perché di questa prassi di riferimento, che parla dei professionisti della sostenibilità. Possiamo chiamarli sustainability manager, coloro che hanno appunto competenze manageriali e più seniority, e sustainability practitioner, coloro che sono più junior e non hanno ancora responsabilità a livello di management. Ma potremmo anche mettere e utilizzare altre etichette. Ancora si sente l'etichetta CSR manager oppure ESG manager. Diciamo che c'è una sorta di clausola all'interno della prassi che dice che le etichette non sono poi così importanti, le aziende sono libere di identificare con il nome che ritengono più opportuno questo ruolo che noi nella prassi chiamiamo di sustainability manager e sustainability practitioner. Questi due ruoli vengono descritti nella parte 1 della prassi di riferimento e sono i ruoli, se vogliamo, proprio da organigramma, potremmo dire, quelli che troviamo nelle aziende. Nella parte 2 della prassi invece sono indicati altri ruoli di figure che potremmo dire, diciamo così, di contorno o dei fiancheggiatori, degli alleati, potremmo dire, della sostenibilità. Anch'essi comunque svolgono un ruolo importante nel percorso, nel processo di sostenibilità di un'azienda. Allora, mi piace sottolineare una cosa, che il ruolo del sustainability manager e anche del practitioner è un ruolo strategico. Quindi quello che si va delineando nella prassi di riferimento non è tanto un elenco di nozioni, o meglio, c'è anche un elenco di conoscenze che queste figure devono avere, ma soprattutto quello che si va a sottolineare è la capacità di una lettura d'insieme, di una visione globale, di una lettura anche strategica di quelli che sono gli impatti sulle persone e sull'ambiente della sostenibilità. Quindi il sustainability manager è colui o colei che deve redigere il piano strategico di sostenibilità, ovviamente interfacciandosi con i vertici. È colui o colei che deve valutare l'impatto sulle persone e sull'ambiente, massimizzando, se possibile, questo impatto, ottenendo dei benefici. Deve fare in modo che l'azienda adotti un business model sostenibile. Quindi capite che già da queste indicazioni è una figura strategica di alto livello. Il practitioner è a supporto del manager, quindi immaginate il practitioner come una figura più junior che collabora con il manager nella sua squadra, quindi potrebbe esserci una squadra anche corposa con un manager che coordina più practitioner. Le conoscenze sono le stesse, questo è interessante. Il practitioner non deve sapere un pezzetto, deve sapere tutto, ma non avrà ancora maturato quelle competenze manageriali che invece appunto il manager ha. Tant'è vero che per diventare sustainability manager occorre dimostrare di aver agito quel ruolo per 5 anni, oltre evidentemente a requisiti di conoscenza, formazione specifica negli ultimi anni. Quindi mi sembra molto importante sottolineare questa capacità di essere trasversale. Su che cosa bisogna essere, se dovessi dire, quali sono le questioni più importanti che il sustainability manager si trova a gestire, vedendolo nella realtà ma anche leggendolo nella prassi? Sicuramente, l'abbiamo già detto, no? Lo stakeholder engagement, quindi la capacità di ascoltare ciò che arriva dagli stakeholder e tradurlo in obiettivi, in piani operativi. Una grande attenzione alla filiera, alla gestione della value chain. Questo è molto importante perché il sustainability manager è colui o colei che davvero ha una visione
tutti gli anelli della catena, si preoccupa non solo di quello che avviene nel perimetro aziendale, ma è molto attento al monitoraggio della value chain. Deve essere una persona competente sulla sostenibilità di prodotto e dei processi. Non è detto che debba essere un tecnico, un super tecnico, ma deve sapere che è fondamentale applicare un life cycle assessment, se poi si vogliono prendere determinate decisioni, per ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti o servizi. Quindi deve essere una persona che si pone le domande giuste e poi cerca nell'attuazione il supporto ovviamente dei tecnici. Ancora deve essere conoscitore delle norme UNI e delle norme ISO, perché sappiamo benissimo che la sostenibilità è costellata da tanti modelli di riferimento certificabili e dunque norme ISO sulla valutazione del rischio, sui sistemi di gestione per l'ambiente, per la diversity. C'è un numero considerevole di schemi che vengono richiamati dalla UNIPDR, quindi la conoscenza della normativa volontaria e degli schemi di certificazione è importantissima. E ovviamente, lo cito per ultimo, ma direi è anche questo un tema fondamentale, direi attualissimo, la capacità di rendicontazione, quindi è la figura che normalmente tira le fila del processo di reporting di sostenibilità. Tra l'altro oggi, con l'evoluzione normativa europea, con la CSRD, abbiamo ulteriore enfasi sul tema del reporting e dunque è possibile, probabile, che anche la figura del sustainability manager veda ulteriori responsabilità, o ancora meglio una miglior focalizzazione delle sue responsabilità proprio in ambito di reporting. Allora, io chiudo perché credo che il tempo sia, insomma, credo di essere abbastanza, un paio di minuti, quindi vado alle conclusioni e mi sento di dire una cosa. A me capita ho l'onore di far parte di una commissione di valutazione ai fini del rilascio della certificazione delle competenze dei sustainability manager e practitioner, e nel processo di valutazione andiamo veramente a cercare questa lettura trasversale, questa trasversalità. Non ci interessa il nozionismo spinto, oppure non ci interessa il super esperto, adesso dico qualcosa a caso, di energia. Il super esperto di energia ha un ruolo fondamentale oggi, ma è un tassello di una strategia più ampia, e a capo di questa strategia più ampia che tira le fila è il sustainability manager. Il sustainability practitioner, mi viene da dire, è un sustainability manager che deve ancora fare esperienza, ma in potenza è un sustainability manager, quindi dal punto di vista anche delle aspirazioni e delle competenze c'è molto allineamento. Quindi io non aggiungo altro, lascio la parola a Giacomo Riccio dell'UNI e resto ovviamente a disposizione di tutti coloro che poi avranno piacere a fare qualche domanda. Grazie, grazie Claudia. Grazie. E quindi, come dicevo, Giacomo, da te vogliamo sapere come sta andando la prassi e quali sono le prospettive future. Sì, volentieri. Quindi proviamo a inquadrare, prima di parlare di cosa è stato finora e cosa potrà essere, proviamo anche a inquadrare che cos'è la prassi, non già dal punto di vista tecnico di dettaglio, perché l'ha già fatto la collega Claudia, ma entriamo più nel dettaglio in realtà di che cos'è una prassi di riferimento, giusto due elementi per comprendere. La prassi di riferimento è un documento tecnico normativo, è redatto da un ente di normazione, in questo caso UNI, e come detto da Stefania è un documento light, nel senso che il processo di redazione della prassi è stato un processo più snello rispetto a un processo di redazione di una norma che può prendere anche 5, 6, 7, 8 anni. Nel caso della prassi, siccome vi era un'esigenza del mercato evidente, e abbiamo anche un po' anticipato i tempi, visto che poi nel 2022 è stata pubblicata la CSRD, di fatto abbiamo dovuto accelerare i tempi e siamo arrivati alla pubblicazione di una prassi. Non è un documento inferiore rispetto a una norma, può essere utilizzato per la certificazione e ha una qualità eccelsa. La differenza è che entro 5 anni, come si diceva, dalla pubblicazione della prassi, bisognerà avviare il processo di trasformazione in norma. Avviare il processo, non già completarlo e trasformarlo. Quindi non significa che entro il 2026 o abbiamo una norma che sostituisce la prassi o la prassi si cestina, entro il 2026 deve essere avviato il processo di trasformazione in norma. Questo processo dovrà coinvolgere
tutti i potenziali stakeholder interessati, ovviamente il comitato promotore che ha avviato il processo di elaborazione e poi pubblicazione della prassi, ma anche altri potenziali stakeholder interessati, dalla singola azienda, dal singolo professionista, all'associazione, al sindacato, al soggetto confindustriale e così via, e alle istituzioni evidentemente. Cito le istituzioni per ovvi motivi. CSRD nel novembre 2022 è stata pubblicata, ci sono 18 mesi di tempo a livello nazionale per recepirla, per l'applicazione nazionale. Questi 18 mesi stanno per scadere, siamo abituati a livello nazionale a arrivare sotto data, diciamo così, e quindi potenzialmente per il Ministero Economia e Finanze, che è poi il Ministero competente, arriveremo a maggio, io immagino, a recepire la direttiva. Però vi è ancora un margine d'azione e le istituzioni dovranno essere coinvolte poi nella trasformazione anche di questa prassi, che evidentemente è collegata, sa va san dir, a quello che deriva dalla CSRD e dall'applicazione degli standard EFRA, gli ISRS. Per quanto riguarda l'andamento della prassi, siamo arrivati quasi a un centinaio di professionisti certificati, fra manager e practitioner soprattutto. Non cito l'esempio SDG user perché in quel caso la certificazione ha numeri molto più elevati, ma il livello IQF, quindi di responsabilità, autonomia e competenza, è molto più basso e quindi evidentemente un livello user e non già di professionista. Stiamo andando, e quindi è un ottimo numero considerando che siamo a 2 anni dalla pubblicazione. Abbiamo, in termini di download, perché la prassi è disponibile sul nostro sito, se quindi digitate UniPDR 109/2021, la trovate sul nostro catalogo ed è disponibile gratuitamente, quindi potete scaricarla gratuitamente, a differenza delle norme tecniche che invece sono a catalogo e devono essere acquistate. Chi ha a che fare con i sistemi di gestione sa che una 9001 costa un'ottantina, novantina di euro, quindi ha un suo costo questo documento. La prassi no, perché cerchiamo di promuovere la diffusione del documento. Siamo, e sono felice di poterlo dire, siamo arrivati ad avere un numero di download che fa sì che la PDR 109, sia parte 1 che parte 2, siano le prime prassi in ambito professioni per numero di download. Il che significa evidentemente che c'è un interesse da parte del mercato, forse perché i professionisti nell'ambito della posa, dei lapidei, sono meno interessanti rispetto all'ambito CSR, o forse perché quella figura professionale e quelle figure professionali che abbiamo descritto sinora sono molto diffuse all'interno delle aziende, molto richieste, ma vi è anche la necessità di far sì che vi sia una riconoscibilità delle competenze di queste figure e poi una portabilità delle competenze da azienda a azienda, ma anche da paese a paese. E questo mi permette di arrivare poi all'ultima suggestione sul futuro della prassi. La prassi, come detto, dovrà essere trasformata in norme. Fra qualche giorno, tra l'altro, ci incontreremo per parlare anche di potenziali aggiustamenti editoriali, andando a recepire anche i riferimenti alla CSRD o alla UniISO 30415/2021, che è la norma di riferimento in ambito D&I, quindi nell'ambito della diversità e inclusione, che si riconduce alla gestione delle risorse umane. Ma la prospettiva interessante è poi la possibilità che questo modello Uni, concordato con gli stakeholder di riferimento sulla base della proposta di adesso Sustainability Makers e altri stakeholder interessati che hanno portato alla redazione di questo documento, possa essere esportato anche a livello europeo o a livello internazionale. A livello europeo esiste il CEN, il Comité Européen de Normalisation, di fatto è l'ente normatore europeo, noi ne facciamo parte come Uni, siamo fra gli enti più attivi e possiamo ipotizzare un domani, ovviamente bisognerà prima arrivare a redare la norma che sostituisce la prassi e poi pensare di esportarla a livello europeo, però possiamo ipotizzare di portare questo modello in altri settori, con altre professioni l'abbiamo fatto, di esportare questo modello a livello europeo o a livello internazionale, considerando quelle che sono poi quelli che sono i riferimenti anche alla CSRD e le implicazioni derivanti. Credo che se facessimo questo passo, congiuntamente vado a concludere, questo passo verso una norma europea, avremmo sicuramente un terreno comune anche con tutti gli altri enti normatori. Considerate anche che quando una norma europea viene pubblicata come EN, quindi EN 5000, ipotizziamo,
quella norma automaticamente deve essere recepita da tutti gli enti normatori del CEN, quindi tutti gli enti normatori europei, addirittura anche enti normatori che non fanno parte dell'Unione Europea, la Turchia, la Norvegia, ma che fanno parte del CEN e quindi sono tenuti a recepirlo. Ovviamente questo sarebbe il punto d'arrivo più elevato. È complesso, ci vorrà del tempo, però possiamo puntare in alto. Grazie. Grazie Giacomo. Allora, visto che siete stati bravissimi, abbiamo un po' di tempo da riservare le domande per i vostri contenuti, quindi chiedo in sala se c'è qualcuno che ha qualche osservazione, qualche curiosità. Ok, allora, grazie. E chiamo al tavolo i partecipanti alla tavola rotonda. Quindi Paola Bertocchi, responsabile sostenibilità di Camst Group, Marco Cataldo, Sustainability Project Consultant, Marcello Donini, CSR Manager di E.ON Italy, Helen Scandellari, Business Sustainability Manager del gruppo Manni, Ida Schillacci, Sustainability Manager di Colmar e consigliere Sustainability Makers. Prego, lasciatemi quindi qua da parte. Quindi, allora, abbiamo attorno al tavolo, visto che Claudia ha menzionato la distinzione, manca una sedia? Ok, allora, quindi abbiamo attorno al tavolo, ci sei? Sì, ok. Abbiamo attorno al tavolo... quattro sustainability manager e un sustainability practitioner, no? Come facendo riferimento alla distinzione che è stata menzionata da Claudia. Quindi esperienze, motivazioni, aspettative, vedremo se è così diverse. Quindi la prima domanda che pongo per questo primo giro di tavola è quali sono state le motivazioni, quindi magari raccontandoci un pochino il vostro background che differisce uno dall'altro, ci racconterete perché avete deciso di sottostare a questo esame che poi ha portato alla vostra certificazione. Partiamo da Ida. Ok, va bene. Allora, nel mio caso è stata proprio una sfida, perché sono stata una delle prime, quindi certificata a dicembre 2021, numero 4. E è stata una sfida perché negli anni, diciamo che il mio background è quello degli enti di certificazione. Sono stata per 12 anni referente della certificazione 14001 e poi nel tempo sono diventata il responsabile tecnico di un ente. Quindi il momento in cui sono uscita dal mondo delle certificazioni per entrare in azienda, dove passavo proprio dall'altra parte. Quindi da che ero l'auditor, a che avevo l'opportunità di fare qualcosa in azienda, quando si è presentata questa prassi ho colto la sfida perché credo nel mondo delle certificazioni, credo nel fatto che effettivamente ci sono delle competenze che debbano essere in qualche modo certificate e riconosciute. Questo perché effettivamente in questo momento molti si dichiarano sustainability manager quando in realtà poi non è detto che lo siano. Quindi questo è un po' il mio percorso, la mia motivazione, perché l'ho fatto. E perché l'ho fatto per prima, perché volevo subito dimostrare che effettivamente ero una sustainability manager. Ok, benissimo, grazie. Helen. Allora, io sono la quindicesima certificata, penso l'ultima in elenco, se andiamo sull'albo dei certificati. Ho dato l'esame ad aprile quest'anno e come Ida vengo anch'io da un'esperienza pregressa nell'azienda dove lavoravo prima, dove per 15 anni ero responsabile qualità, ambiente e sicurezza, quindi ho fatto tutti i vari esami da auditor interno nel mio caso o di seconda parte. Quindi secondo me quando ho iniziato
questo ruolo 6 anni fa nell'azienda dove lavoro oggi, mi sembrava un po' strano che non ci fosse nessun riferimento o comunque non ci fossero delle linee guida per identificare questo ruolo che, insomma, come ha detto anche Claudia Straserra, è un po' un boom in questi anni, tutti sono improvvisamente sustainability manager o cercano di essere sustainability manager. Quindi sì, è stata una sfida, ma per me è stata una grossa anche opportunità, perché finalmente potevo dare concretezza a quello che in questi anni svolgevo all'interno dell'azienda, e anche nei confronti sia dei miei stakeholder interni, quindi dei miei colleghi, insomma un'azienda di 1200 persone a cui devi dare comunque una garanzia che quello che stai facendo ha una base anche nel rispetto di dei requisiti, e poi verso gli stakeholder esterni, che sicuramente quando tu ti presenti, se gli fai anche capire che dietro questo tuo ruolo, oltre all'esperienza, c'è anche una certificazione validata da un ente terzo, insomma, secondo me è proprio una garanzia di solidità che quello che stai facendo è corretto. Benissimo, grazie. Allora adesso la parola a Marco, che è appunto il Sustainability Practitioner, quindi svegliamo l'identità, sì, di chi era. Per numero di il registro di Practitioner numero 3, quindi anche io tra i primi, certificato a novembre. Allora, devo dire che per me la certificazione delle competenze, quindi la norma, ha rappresentato una svolta professionale, perché poc'anzi si parlava di trasversalità, multidisciplinarità, e io diciamo un background multidisciplinare, perché laureato in giurisprudenza, master in economia, management, e poi via via faccio anche dei corsi all'estero in economia circolare, quindi diciamo che c'era di tutto e di più. E quindi questo mi ha permesso, non appena poi a giugno 2021 viene pubblicata questa prassi, non ho esitato un momento, perché ho colto subito l'occasione, perché la norma ha rappresentato un collegamento di queste competenze trasversali, e questa norma ha dato una forma, la forma è una professione, la forma quindi di una professione della sostenibilità. Quindi per me è stato un punto d'inizio, visto che già da 2 anni e mezzo facevo il consulente, mi occupavo di seguire dei progetti come, insomma, project manager, ma l'approccio era quello sempre legato a delle tematiche che vengono toccate inevitabilmente nella prassi, e noi sappiamo che sono davvero vaste, quindi sfido chiunque a trovare, insomma, chi non abbia quantomeno sfiorato quelle tematiche che ci sono nella prassi, sono tantissime. E ovviamente tutto questo si collega a un beneficio reputazionale, perché puoi presentarsi alle piccole e medie imprese con dei budget limitati, magari, e devono trovare un individuo, una persona, un profilo che sia in grado, quantomeno competente, di accompagnarle, e diciamo, sicuramente dà, come diceva, si diceva poc'anzi, solidità, credibilità e affidabilità. Perfetto, grazie. Paola. Bene, dunque per me è stata una grande opportunità, perché io ero già inserita all'interno di un'azienda come responsabile CSR, e grazie ad un Master in Sustainability and Business Innovation era stato creato proprio un ruolo di sostenibilità, quindi è arrivata la certificazione proprio in un momento di passaggio dell'azienda in cui voleva cominciare a strutturare un percorso di sostenibilità. E ho colto quindi l'opportunità di questa certificazione, perché era necessaria in qualche modo non solo a dare sostanza al ruolo che mi era stato attribuito, ma anche alla materia che poi questo ruolo deve trattare, che all'inizio, quando è entrata in azienda, rischiava di essere qualcosa di poco chiaro, che cosa vuol dire essere sostenibili, per quale ragione e chi si occupa di sostenibilità mette un piede un po' in tutti i processi. Questo non era così chiaro all'inizio, sebbene proprio la direzione fosse interessata ad andare in questa, verso questa strada, non tutti, c'erano alcuni dei manager che erano quelli che noi definivamo un po' più tiepidi, per cui in realtà portare questa certificazione del ruolo all'interno dell'azienda è stata un'opportunità proprio per cominciare a ragionare di sostenibilità in maniera molto più strutturata, e ha funzionato proprio come un acceleratore, in sostanza, perché è servita per far comprendere un po' a tutti i livelli che cosa vuol dire fare sostenibilità, e soprattutto uscire da quell'equivoco che fa pensare molto spesso che sostenibilità voglia dire solo occuparsi di progetti di tutela dell'ambiente, ma c'è una parte sociale molto molto forte.
Quindi questa è la mia esperienza nel corso di questi anni. Marcello? Grazie, buongiorno a tutti. Io mi occupo di sostenibilità da circa 5 anni, ho un'esperienza decennale, di diversi decenni, in ambito comunicazione e marketing, e concordo con la trasversalità e con un ambiente un po', diciamo, dove non è sempre chiarissimo effettivamente di cosa si sta parlando. Lavoro in un'azienda energetica, una multinazionale appunto dell'energia, dove effettivamente la parte ambientale rischia di essere anche un po' preponderante. Allora, per me la motivazione era quella proprio di mettere un punto fermo, cioè dopo tanta formazione, credo di aver passato 3 anni a seguire più corsi di formazione delle mie figlie che vanno a scuola, ecco, è un po' un momento per mettere un punto fermo, vediamo se quello che effettivamente sto facendo, ho fatto negli anni passati e è necessario poter fare in azienda, è quello che ha senso fare. Quindi è come se fosse la prassi di riferimento, per me è un'utilissima guida che aiuta a dirigere, ecco, gli sforzi di un sustainability manager. E a maggior ragione proprio perché a mio avviso la trasversalità significa avere tante competenze, ma significa anche in qualche modo essere uno esportatore di cultura, cioè andare a portare la sostenibilità in azienda. Io non mi vedo come un tuttologo che sia capace di parlare di diversity inclusion, di il piano di riduzione della CO2 con l'ultimo elemento dell'NOx e appunto andare a parlare del whistleblowing per la governance, ma un soggetto, un manager che in qualche modo attiva quegli elementi appunto di sostenibilità nell'ambito delle diverse funzioni. Per questo è importante essere trasversali, è importante avere una visione d'insieme, però sapere di quello di cui si parla per poter dopo essere anche credibile. E la certificazione, la numero 13, di cui sono molto orgoglioso, fatta assieme a Marco nel novembre dello scorso anno, è un punto fermo, ecco, da cui ovviamente partire, cioè non è che ci si può fermare, ma è un punto di partenza per poi dopo consolidare e portare a fattor comune anche tutte le altre funzioni aziendali, per cui ottimo risultato, grazie. Grazie Marcello, tieni pure il microfono perché ripartiamo da te. Quindi adesso parliamo dell'esame, no? Quindi la preparazione e poi effettivamente il momento, l'atto pratico. Se ci raccontate come è avvenuto, potete prendervi qualche minuto in più anche perché chi vi ha preceduto è stato bravissimo, per cui possiamo beneficiare di questo tempo e per dare magari appunto degli elementi, dei consigli a chi magari sta pensando di richiedere la certificazione. Allora, a mio avviso è, come si è detto, un'opportunità sicuramente molto significativa che raccomanderei a tutti perché è certamente un punto importante nel percorso di approfondimento delle tematiche della sostenibilità. L'esame, a mio avviso, è stato un esame serio, molto approfondito. Mi sono sentito anch'io un po' tornare indietro, oddio mio, questa non la so cosa faccio adesso, invento, mi attacco un po' agli specchi. È stato così, sì, oggettivamente, ma perché? Ma com'è uno scritto orale? Come avviene? Cioè, sia la parte scritta che la parte orale, che in qualche modo tocca proprio gli elementi che sullo scritto magari non sono andati particolarmente bene, per cui maggior ragione uno dice vabbè questa l'ho sbagliata ciccia, poi ci focalizziamo sull'altro e invece no, andiamo. Il che però è un bene perché serve proprio anche a dare un po' una misura, cioè non ti passiamo niente, no? Non è che perché hai 5 anni di esperienza, 30 anni di professionalità, perché la laurea, che ne so, cioè non serve. Serve capire un attimino come stai approcciando e eventualmente quali lacune anche magari andare domani a cogliere. Ecco, certo, c'è da dire, ecco, io avevo pensato di farla a giugno dello scorso anno, poi a un certo punto mi sono reso conto che non avevo il tempo sufficiente per prepararmi, perché in effetti se uno si scarica, come giustamente ha detto
dottor Riccio anche un po' la norma e capisce quali sono effettivamente le tematiche, beh, insomma, c'è tanto da studiare. È impressionante, anche noi quando l'abbiamo messo, in fila tutti le conoscenze e le competenze ci siamo quasi spaventati, mi hanno detto mamma mia, quando si certifica più nessuno? E invece coraggiosi ci sono. Certo, non potevo dire di averle tutte, perché magari appunto per quanto riguarda la mia azienda alcune tematiche erano più presidiate, altre anzi sono io, ero io e sono io e sarò io il propositore, no? Soprattutto la parte sociale, perché giustamente da noi è come dire, ci si occupa di emissioni e questo è l'elemento fondamentale. E invece è importante avere anche quella, come dire, quella spinta propulsiva, che però appunto uno si deve in qualche modo un po' anche come dire, costruire. No? Mi ricordo una domanda era sulla SA8000, ecco, quindi se posso spoilerare una cosa su cui dico studiate, ecco, su cui io ecco, in effetti era un po' debole. Lo sono ancora oggi, non abbiamo fatto nulla, non siamo certificati, ecco, però è importante perché a maggior ragione uno non può essere credibile per spingere, no, un aspetto della sociale, della S, del ESG senza sapere, senza avere un obiettivo, un punto di arrivo, per cui esame serio, esame approfondito, esame che va preparato, quello mi viene da dire va san dir, però appunto fatto in modo molto articolato, su cui in effetti appunto difficile avere una competenza in origine su tutte queste materie, ma che però non si può che come dire, fare studiando e approfondendo. Benissimo. Paola, la tua esperienza com'è stata? Allora, poi se ci chiarite l'esame, lo scritto, l'orale è consecutivo o si ha un po' di tempo per prepararsi meglio per... Sì, allora io partivo avvantaggiata, nel senso che ho colto la prima occasione che c'è stata, penso di essere la numero uno come il personaggio dei fumetti, numero uno iscritta all'albo, per cui ho colto immediatamente questa occasione perché in realtà ero fresca di master, per cui molte delle tematiche in realtà di esame erano state affrontate nel corso di un master in Sustainability and Business Innovation, ma non tutte, quindi c'è chiaramente anche una parte relativa a varie certificazioni su cui ho contato un po' su quella che era la mia esperienza, perché per molti anni ero stata all'interno della direzione sistemi integrati, mi occupavo di certificazione SA8000, quindi avevo cognizione, ho sfruttato diciamo tutte le risorse che avevo da questo punto di vista, perché c'era poco tempo per prepararsi, avevo deciso di fare questo esame immediatamente e quindi insomma ho cercato di documentarmi il più possibile e forse in quel momento non c'erano ancora tanti corsi di preparazione che invece adesso sono disponibili, perché adesso in azienda stiamo guardando di nuovo, sto ricominciando un po' a affiancare la mia collega che dovrà prendere la certificazione come practitioner, sto ricominciando un po' a guardare i percorsi formativi, ho visto che effettivamente insomma sono cambiate molte cose da quando ho dato l'esame, per cui ci sono molte più opportunità per prepararsi. Quindi in realtà l'esame è stato consecutivo, c'è stato uno scritto e subito dopo credo che fossimo in tre in quell'edizione, quindi in ordine alfabetico abbiamo fatto l'esame orale che è appunto era basato proprio insomma su quelle risposte che nel questionario non erano proprio corrette, insomma, quindi è un esame indubbiamente molto molto serio e anche per me è stato un po' tornare indietro nel tempo, però mi rendo conto che il fatto che ci siano così tante tematiche da dover affrontare effettivamente è importante per avere cognizione di tutto quello che c'è sotto la sostenibilità e quindi anche poi per guidare i colleghi all'interno di un'organizzazione che si occupa
occupano poi delle materie specifiche e soprattutto importante anche tutta la parte dedicata al tema della leadership e del cambiamento, perché questo è un compito molto importante che hanno i sustainability manager, cioè portare il cambiamento è una delle cose più sfidanti all'interno di un'organizzazione. Infatti dico sempre che il nostro lavoro è anche un lavoro di grandi frustrazioni, perché bisogna scontrarsi con la difficoltà o di soddisfazioni, perché poi i cambiamenti arrivano, però è molto faticoso. Quindi anche il tema della leadership e della capacità di relazionarsi con diverse parti dell'organizzazione è un aspetto molto importante su cui vale la pena essere preparati, ecco. Ottimo, grazie. Adesso Marco, quindi la tua esperienza è stata diversa, avendo dovuto sostenere l'esame per diventare practitioner? Ma diciamo che sono state già dette molte cose, mi ritrovo pienamente in questi, diciamo, con queste considerazioni dei colleghi. E devo dire che si deve studiare oltre ovviamente a una bella, diciamo, base pratica di esperienza lavorativa, perché se consideriamo che gli step sono due, sono uno step scritto e uno step orale, sullo scritto è fondamentale comunque dedicare dei momenti di studio e di approfondimento. Ritornando e collegandomi al discorso anche di Paola, che faceva riferimento a dei corsi di formazione o dei master che piano piano stanno nascendo, io ho avuto anche la fortuna e ho colto l'opportunità che proprio lo scorso anno, l'anno quindi in cui mi sono certificato, qualche mese prima mi sono iscritto ad un master e standard internazionali per la sostenibilità. Quindi tutto questo fatto prima giustamente mi ha anche agevolato di molto, perché ho approfondito diverse norme e standard. Ovviamente non basta un master per approfondire tutte le tematiche della prassi, però diciamo uno zoccolo, diciamo, duro c'era, è una bella base c'era. E poi devo dire che la parte orale è stata piacevole, perché comunque non sì, si approfondiscono gli aspetti o comunque le domande che non sono andate bene, non erano magari le risposte corrette, e quindi si cercava con la commissione di capire il perché, l'approccio utilizzato, perché è stata quella la scelta della risposta. Ma nello stesso tempo si andava anche a fare un discorso più ampio in termini di un po' più umani, cioè l'approccio che ha la persona su queste tematiche. Quindi è un confronto anche da professionista a professionista, perché comunque sono degli esperti che ti giudicano. Quindi è stato anche piacevole sotto questo punto di vista. Quindi io, se devo dare un consiglio a chi deve intraprendere questo percorso di sostenere un esame per certificare le competenze, senza dubbio consiglio di sostenerlo studiando, ma fondamentale anche lavorare, cioè svolgere attività lavorativa sulla sostenibilità, perché comunque si studia con interesse, non si studia tanto per imparare e memorizzare dei concetti. E questo è il mio consiglio. Cogliere poi la logica applicativa di quello che stai studiando, perfetto. Elen. Allora, anch'io quando ho fatto l'esame ho fatto la parte, come tutti, pratica, avendolo fatto quest'anno, adesso non so i miei colleghi, però essendo in fase di post-Covid è stato un esame fatto online, ok? Quindi da remoto, dove c'era un'ora di parte scritta con 30 domande, se non erro, e successivamente viene corretto immediatamente, quindi hai quei 15-20 minuti di attesa e poi, a seconda di quanti sono i partecipanti, c'è la parte orale individuale con un insieme di auditor che ovviamente correggono, come hanno detto fino adesso, le parti che magari non sono state adeguatamente risposte in maniera corretta. E poi, secondo me, la cosa interessante è stato proprio la parte successiva e finale, dove c'è proprio un confronto su ti chiedono magari, non so, come gestire determinati progetti, proprio per cercare di vedere nell'applicazione come uno reagisce o meno a seconda degli argomenti. Come è stato detto fino adesso, ovviamente un sustainability manager o practitioner non può essere tuttologo e sapere tutto a 360 gradi di ogni argomento. Non vi nascondo che quando ho visto la scheda dei requisiti mi sono sinceramente preoccupata, poi erano anni che non davo esami e quindi ho detto mio Dio. Poi riflettendoci ho detto dopo magari
requisiti che hanno messo, il fatto di dire almeno 5 anni per il manager e il 3 per il practitioner, ha un senso, perché come detto fino adesso, quando tu porti avanti degli argomenti in maniera autonoma, perché è il tuo lavoro, non fai troppo caso a quello che stai in realtà imparando. Poi ovviamente vedi i requisiti scritti, elencati, uno si spaventa un attimo, però riflettendo e a posteriori posso dire che svolgendo questo ruolo da 6 anni in un'azienda molto sviluppata, dove i fattori ambientali, sociali e di governance sono ben attivati, devo dire che insomma poi dare l'esame non dico che fosse facile, però aveva un senso. Quello che ha scatenato la mia volontà di fare questo esame, in realtà perché non sapevo l'esistenza, è stato, non ho fatto nessun master, io in realtà ho seguito il corso Professione Sostenibilità, che comunque è anche gestito da Sustainability Makers, tramite l'Altis, l'Università Cattolica. Il corso è durato una 90 di ore, devo dire, e tramite quel corso lì era proprio modulato per seguire in maniera molto focalizzata quelli che sono i ruoli di un sustainability manager. E alla seguito di questo corso, che è durato da aprile a novembre, io poi ho fatto l'esame l'anno dopo ad aprile, devo dire che è stata un'ottima base proprio per cercare di andare nel dettaglio di quelli che sono i requisiti di un manager o di un practitioner. Il corso, devo dire, l'ho trovato molto interessante, ho una collega che lavora con me che lo sta facendo anche lei, che insomma ovviamente la spingerò a fare l'esame di practitioner per l'esperienza che ha, e secondo me questo è stato proprio l'input che mi ha portato a decidere di prendere questa qualifica. Ida, cosa dire dell'esame? In realtà hanno detto tutto. Allora devo dire che anch'io ho frequentato un master, perché comunque dopo anni fuori dalla scuola comunque è importante continuare a studiare. Poi il nostro mestiere è un mestiere in cui non si smette mai, perché esce la nuova norma, esce la nuova indicazione, ci sono nuovi trend di mercato e quindi comunque bisogna sempre studiare. Nell'esame sono stata facilitata perché, venendo da un ente di certificazione, le norme in buona parte, quantomeno il nome, le conoscevo. Nonostante tutto ho fatto degli errori anche sulle norme. Però devo dire che effettivamente quando vedi la prassi veramente ti spaventi, perché c'è la 31.000, ma quando mai? E invece no, perché l'analisi dei rischi la si fa, e la si fa continuamente. La 26.000, beh, ma la 26.000 anche quella sicuramente fa parte del tuo lavoro, come anche tante norme, l'S8000, la 14001 e l'LCA. Quindi è vero che nella prassi vengono citate un'infinità di norme, in realtà poi se si vanno a vedere sono norme che quotidianamente chi si occupa di sostenibilità conosce. Magari non sa il nome, non sa il dettaglio, non sa che il punto norma si chiama così, però effettivamente sono pane quotidiano. Quindi effettivamente il momento poi dell'orale, in cui ci si va a chiarire alcuni concetti che magari sono nella testa ma non si riesce a dare un nome, è il momento in cui si riesce poi facilmente a confrontarsi. Io mi ricordo appunto, vabbè, io dicembre 2021, ma me lo ricordo molto bene, questa parte dell'orale divisa in due, perché poi c'è la parte ambiente specifica e la parte sociale specifica, in cui per esempio a me avevano chiesto come avevo affrontato la tematica sulla catena di fornitura. E lì avevo un bel esempio di un'attività che avevo portato avanti, che ho raccontato, spiegato, e ho anche descritto il perché di alcune determinate scelte. Stessa cosa nell'ambito ambientale, domanda sul climate change, non sto svelando niente di particolare, e anche lì come è stato affrontato, cosa è stato fatto, se è stato dato un obiettivo, in che modo. Quindi alla fine è un esame che va veramente a calibrarsi su quello che effettivamente si fa quotidianamente. La prassi effettivamente può spaventare, ma vi assicuro che se fate questo mestiere con passione e con la voglia di fare, vi assicuro che tutte le tematiche raccontate o descritte le avete quantomeno viste o sperimentate. Posso? Sì,
Sì, solo aggiungere una cosa che mi è venuta in mente, che nella prova scritta non è che ti chiedono quel punto specifico della norma, no, no. Tre, cioè va proprio per concetto, quindi non è che devi imparare a memoria i vari riferimenti, no, questo io mi sono anche posta il problema, perché avendo fatto le ISO 9001, 14000, insomma, dove si va proprio a riferimenti, ho detto mio Dio, invece proprio quello che espongono nella domanda è proprio una domanda concettuale, no? Quindi non è che devi sapere la normativa di che cosa tratta, però i punti specifici così nel dettaglio, insomma, per quanto i requisiti siano estesi. Ma è con risposte aperte o multiple choice? È multiple choice, sì. Dove a volte puoi dare una risposta, cioè ti chiedono una, oppure a volte è più di una e lì, lì iniziano un po' i dubbi, però insomma sono 4 risposte se ricordo bene, quindi o a seconda della domanda o hai più di una risposta valida oppure una sola a seconda del... Ok, quindi bisogna, ci confermate che bisogna studiare, non basta sì, stare attenti in classe, no? Certo, no? Certo. L'esperienza studiare. Anche on the job aiuta molto. Ok, e forse si può dire che lo studio aiuta più nello scritto e l'esperienza sul lavoro è essenziale, no, per l'orale? Secondo me tutte e due sono... Come dicevo prima, i requisiti che io ho detto, 5 anni, perché 5 anni secondo me fa la differenza proprio. Se uno spende 5 anni del suo tempo come nel ruolo sostenibilità, ovviamente non potrà essere l'esperto ambientale, sociale di governance, però quello che gestisce questi argomenti, insomma, secondo me l'esperienza che loro che viene richiesta è assolutamente necessaria. Ok, benissimo. Allora, quindi grazie. Il terzo giro partiamo da Ida. Aspettative versus benefici concreti ottenuti grazie alla certificazione. Allora, devo dire che quando mi sono certificata il mio obiettivo era quello di riconoscere una professione. Col senno di poi, adesso... Secondo me ha ancora più valenza proprio perché c'è una grande ricerca, proprio c'è la caccia a chi si occupa di sostenibilità e mi rendo conto che anche dagli annunci spesso non è che sono proprio centrati. Quindi il fatto di essere certificata è un riconoscimento del fatto che effettivamente mi sono occupata di queste tematiche, me ne occupo, qualcuno le ha certificato le mie competenze. E anche dal punto di vista di chi fa la selezione effettivamente dovrebbe essere un plus, perché mi rendo conto... Tu hai cambiato lavoro di recente, sì. Ti è stato utile avere la certificazione? O... Allora, devo dire di sì, perché comunque chi mi ha selezionato ha fatto caso a questa cosa, magari in modo indiretto, però ha fatto caso e mi ha chiesto. E quindi probabilmente anche questo è formazione per chi deve andare a fare una selezione, appunto perché la prassi non è conosciutissima e anche chi fa selezione mi viene da dire che magari non conosce fino in fondo quali sono le tematiche di cui si occupa una persona che si occupa di sostenibilità, perché è veramente non è un ruolo qualsiasi, è un ruolo particolare. No, infatti a questo proposito anche noi come Sustainability Makers, quando siamo stati contattati da Uni, ci abbiamo pensato bene, no? se prendere parte a questo progetto, perché in effetti la sostenibilità è enorme, ogni anno escono norme, regolamenti, no? Per cui non si smette mai di imparare, no? Per chi si occupa di sostenibilità e poi dipende molto anche dalla tipologia di settore in cui il sustainability manager va ad operare, per cui adesso magari anche proseguendo in questo giro di tavolo magari emerge, no, il ruolo che la specificità settoriale può giocare, no? Assolutamente, allora la mia motivazione principale è stata proprio quella di dare concretezza a quello che stavo facendo. Io ho la fortuna di lavorare in un gruppo che crede fortemente in questo sviluppo e devo dire, sì, la società Money Group è una società del settore costruzioni,
è una società, un'azienda familiare di proprietà della famiglia Manni, proprio a sede a Verona, e diciamo produciamo componenti per le costruzioni da rilavorazioni d'acciaio piuttosto che pannelli isolanti. Abbiamo anche tutto il settore fotovoltaico, energy management e quant'altro. È un'azienda che comunque serve circa 80-90 paesi in tutto il mondo. Abbiamo delle sedi in Italia e all'estero. È un'azienda che crede fortemente nei criteri ESG, ok? E soprattutto nel settore in cui siamo, dove il 40% delle emissioni sono causate dal mondo delle costruzioni, diciamo che è importante per noi presentarci ai nostri stakeholder, in questo caso clienti e fornitori, comunque con delle politiche asseverate. Anche abbiamo un report ESG asseverato da parte terza da 6-7 anni. Ma quindi, venendo da quel settore, ti rendi conto, ti accorgi di occuparti più di specifiche tematiche della sostenibilità? Allora sì, assolutamente, tutto quello che riguarda i materiali, il riciclato, life cycle assessment, tutti questi argomenti qua sono assolutamente fondamentali. Sono stata fortunata, ripeto, perché l'azienda, credendo in questo percorso, mi ha sostenuto sia nella formazione con Altis e sia anche nell'esame, quindi comunque ho avuto un appoggio proprio concreto dal management. Io dipendo proprio dal CDA della holding, quindi c'è proprio un filo diretto con quello che è la gestione. L'amministratore delegato di tutto il gruppo ha la delega della sostenibilità, e che ovviamente io riporto insieme alla mia collega direttamente a lui, quindi c'è proprio una gestione dall'alto, top down in questo caso. E mi sono resa conto in questi anni, mi occupo anche di altre attività tipo M&A, quanto importante è nel rispetto di quelli che sono i rating ESG, no? Quindi anche quando ci sono dei partner esterni, che possono essere clienti, fornitori o altri tipi di partner finanziari, quanto invece è importante, ho scoperto, dare anche evidenza della concretezza del ruolo che svolgo. Ok, quindi, il fatto di avere la certificazione ti ha aiutato nell'interfacciarti? Ultimamente sì, assolutamente sì. Era un valore aggiunto per la società, dove sanno che gli argomenti che vai a trattare sono comunque consolidati sia da un'asseverazione di un sistema ESG da parte terza, e sia comunque una certificazione data da un ente terzo. Benissimo, grazie Marco. Allora, devo dire che lato, diciamo, consulente, specialmente per le piccole e medie imprese, l'aspettativa è stata soddisfatta, perché c'è sicuramente maggiore probabilità di ingaggio da parte di un'impresa o di un imprenditore che è alla ricerca di una figura alla quale affidare comunque un progetto di sostenibilità. Quindi essere guidati da una persona che comunque conosce le varie tematiche, le norme, come dicevamo poco fa, non essere specialisti della norma, ma conoscere a 360 gradi il mondo della sostenibilità. Quindi diventa fondamentale dare degli input all'impresa nel momento in cui si colgono comunque delle opportunità lato, per esempio, prodotto, lato servizio, lato sociale, ambientale, governance, possiamo, diciamo, sbizzarrirci. E questo diventa fondamentale. E se posso definire, parlando poi di benefici, la norma in due parole, io la definirei un win-win. Un win-win perché i benefici sono sia per la persona che si certifica, sia per l'impresa. La persona, perché fondamentalmente, in questo caso personalmente poi ho avuto questa esperienza, si ha più fiducia in se stessi, si ha la consapevolezza di muoversi all'interno di un contesto di norme e standard internazionali, il che quindi ti porta ad avere maggiore fiducia, che viene trasmessa a sua volta all'impresa o all'imprenditore con cui ci andiamo ad interfacciare. Dall'altro lato invece l'impresa ha un beneficio di riduzione del rischio, perché comunque si affida ad una persona competente. E come dicevo poco fa, se prendiamo piccole aziende che sono vincolate o, diciamo, obbligate non per normativa europea ma per catena di fornitura, e devono intraprendere un percorso e devono sostenere dei costi, sicuramente ottimizzare riducendo i tempi, riducendo i rischi economici, comunque andando a individuare una persona competente, sicuramente è una cosa fondamentale.
Ma l'altro beneficio, devo dire, per l'impresa è quello della comunicazione, perché molte aziende, devo dire, che poco fa si diceva l'ambiente è il tema centrale della sostenibilità, ma non è solo ambiente. Si comunicano le performance ambientali, ma ci si dimentica dei vantaggi invece che si hanno già magari all'interno a livello sociale. Quindi avere all'interno di un comitato di sostenibilità, ma in generale della governance, di una persona dalle competenze certificate, sicuramente è un vantaggio non di poco conto che può essere speso a livello di comunicazione dall'azienda quando parliamo anche di rendicontazione sociale, quindi all'interno di un report di sostenibilità. Le aspettative, devo dire, invece, voglio fare un discorso un po' più ampio. A me piacerebbe molto che noi sappiamo che il settore privato e il settore pubblico viaggiano sempre su due velocità diverse, però credo che con le sfide che oggi il Paese si trova ad avere di fronte, quindi sfide legate al PNRR, e la sostenibilità è al centro di queste sfide. Cominciare a parlare di professionisti della sostenibilità o comunque persone qualificate all'interno della pubblica amministrazione, per esempio all'interno degli enti locali, io credo che sarebbe fondamentale. Perché? Perché quando abbiamo delle iniziative lato aziendale, quindi sul territorio, quindi impatto sul territorio, sulla comunità, e magari il nostro stakeholder, che è la pubblica amministrazione, non recepisce o comunque non coglie dei benefici perché comunque manca la competenza all'interno di quelle strutture, direi che è un peccato, perché potrebbero essere dei progetti che poi si ritrovano ad avere vita corta o comunque non hanno la risonanza che meritano. Quindi certo, questo è un discorso un più ampio, sono andato oltre. Quindi, se ricollegandomi anche al titolo anche del salone di quest'anno, abitare il cambiamento, ecco, governare la transizione, abitare il cambiamento passa anche da questo. Certo, certamente. Paola, grazie Marco. Ma io sottoscrivo in pieno quello che ha appena detto il collega in termini di logica win-win, cioè sia per il professionista che per l'azienda, e questo nel mio caso è stato verissimo per il fatto che è stata l'azienda stessa che mi ha supportata e ha compreso il valore di questa certificazione, al punto che la proposta di portare in certificazione anche la mia collega è proprio una richiesta dell'azienda, fondamentalmente. Quindi, per quanto mi riguarda professionalmente, sicuramente mi è servito anche per crescere all'interno dell'organizzazione da un certo punto di vista, perché poi questo mi ha consentito di entrare in consiglio di amministrazione con delega specifica alla sostenibilità. Ma ha anche semplificato la mia attività, perché è come se in qualche modo mi avesse facilitato, aperto delle porte più facilmente, per cui mi ha aiutato ad uscire un po' dalla logica compartimenti stagni, per cui a lavorare molto più a stretto contatto con tutte le direzioni in maniera trasversale. Per esempio, quello che per esempio è accaduto negli ultimi anni è una forte e stretta collaborazione per esempio con la direzione risorse umane, per lavorare su tutti quei progetti di sostenibilità sociale che riguardano non solo l'interno ma anche l'esterno della nostra azienda. E quindi questo sicuramente da questo punto di vista. Io non ho cambiato lavoro recentemente, però sì, effettivamente ritengo che mi abbia dato delle possibilità maggiori il fatto di avere questa certificazione, ma possibilità maggiori di crescita all'interno di CAMS Group. Grazie, Marcello. Parliamo di benefici, anch'io non ho cambiato lavoro, magari in futuro, chi lo sa, vedremo se questo servirà. Certamente però credo che serva appunto in un approccio win-win per consolidare una preparazione, una formazione e una professionalità che diventano sempre più demanding, sempre più dove sono necessarie tante competenze. Ecco, e quindi avere questo tipo di supporto, ecco, anch'io confesso mi sono fatto sostenere dall'azienda, così come anche l'iscrizione al Sustainability Makers, che raccomando caldamente. Certo. Ecco, citiamolo questo. Citiamolo, esatto, glielo dico a tutti, dovreste darmi
la, come dire, la provvigione se non, fatto, se non fosse per il fatto che effettivamente è, come dire, è veramente utile. Cioè, una quantità, di, ne parlavo con Marco prima, cercavo di tirarlo un po' per la giacchetta, perché è comunque, cioè, la formazione continua, la, il networking, la possibilità comunque di, come dire, di crescere, di consolidare queste, questa preparazione è fondamentale. La certificazione è un punto fermo, ecco, no? Fin qua ci sono e adesso cominciamo a vedere un pochino sul futuro, ecco. E certamente è anche importante per l'azienda. Adesso, ecco, un po' il mio ruolo anche all'interno di questa azienda è quello di rendere più solide, più credibili. Ahimè, provenendo dalla comunicazione, tante volte si cerca di fare progetti di comunicazione che siano più comunicabili, che non effettivamente concreti sono sempre stati, però l'aspetto di comunicazione a volte potrebbe anche prevalere. Ecco, invece oggi è sempre più necessario, in ottica di evitare il greenwashing, di, no, la fumosità, il fatto che tutti comincino a raccontare delle cose, essere solidi, verificabili, si parlava di assurance, insomma, e quindi questo è un elemento super determinante. Faccio una piccola provocazione, sarebbe però anche bello, per chi magari non ha un'azienda che lo sostiene, che questo tipo di esame magari possa essere allargato con delle convenzioni, con delle opportunità, perché magari anche dei giovani possono comunque affrontarlo. Non ha un costo esagerato, però magari con qualche opportuna modalità appunto per allargarlo, perché come aspettativa io, e qui mi rivolgo a Uni, certo io vorrei che tra 5 anni, tra 3 anni, quando sarà, scadrà, effettivamente diventi norma e da 100 si diventi 1000, 2000, perché credo che solo così davvero si potrà incidere. Cioè, io non vorrei essere un'elite, no? Anzi, cioè, bisogna, in azienda vado a fare proselitismo proprio perché tutti le funzioni, HR, procurement, il legale, il marketing stesso, diventino araldi della sostenibilità. Quindi non deve essere una funzione elitaria che tiene la conoscenza al proprio interno, ma anzi al contrario deve disseminare questo tipo di informazioni, per cui a maggior ragione insomma che ci sia una più ampia possibilità possibile sia di certificarsi che insomma di crescere in questo senso. Benissimo, grazie mille, grazie. Ci sono delle domande? Sì, prego. Allora Claudia, forse questo è per te. Vado io. Quindi per chi ci segue in streaming, quali sono i criteri di valutazione dello scritto e dell'orale? Sì, ci sono dei punti, un po' come a scuola, il massimo è 30 e per superare la soglia minima è il 18, questo si applica, quindi si prendono due punteggi diversi, per lo scritto e per l'orale. Ovviamente prima si fa lo scritto e se si supera lo scritto si può accedere all'orale, quindi bisogna comunque raggiungere la sufficienza in entrambe le modalità. È chiaro che nello scritto è proprio un fatto aritmetico perché le domande sono proprio chiuse e quindi c'è automaticamente il punteggio. Nell'orale è proprio come un, tra virgolette, un esame universitario, è il valutatore che poi esprime un giudizio. Come veniva anche tra l'altro ricordato dai colleghi, proprio perché le tematiche sono tante, spesso i valutatori sono in coppia, una persona che approfondisce di più le domande, i quesiti, i ragionamenti ambientali e un'altra persona che va più a fondo sulle questioni di governance e sociali, quindi ESG in qualche modo rappresentato, e il candidato da solo di fronte alla commissione. Altre domande? Allora, grazie mille ai nostri certificati e adesso traiamo un po' le conclusioni con Federica Perego di Kilpatrick.
Quindi da lei vogliamo sapere un po' come sta andando il mercato del lavoro per le professioni connesse alla sostenibilità, se nota un trend in crescita negli ultimi tempi e se effettivamente questa prassi può essere di supporto per chi si trova a selezionare i professionisti della sostenibilità. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Io vi confermo un po' lato Kilpatrick quello che è stato raccontato dai sustainability manager, per cui nell'ultimo quinquennio molti clienti arrivano a Kilpatrick con la ricerca di professionisti in ambito della sostenibilità, proprio perché ormai la sostenibilità non può più essere solo una dichiarazione di intenti, ma è una necessità di sviluppo. Parlando con in questi mesi, in questi anni con i sustainability manager, in realtà ci hanno fatto notare che le aziende hanno cambiato atteggiamento, per cui sono partite da un atteggiamento passivo, per cui la necessità era solo quella di essere compliant alle leggi, a un atteggiamento invece attivo, per cui hanno individuato che la sostenibilità può essere davvero un'opportunità di business, ad aziende che hanno poi assunto un atteggiamento reattivo, per cui hanno talmente tanto interiorizzato la sostenibilità che fa parte ormai del loro DNA. Sempre parlando con i manager, con i professionisti che in maniera approfondita si occupano di queste tematiche, è emerso che la sfida più importante all'interno dell'azienda, un po' come hanno testimoniato, è proprio un cambio di mindset. Per cui il far comprendere internamente che la sostenibilità non è un costo, ma è un'opportunità, diventa un vantaggio competitivo e un necessario aspetto di attraction nei confronti anche delle nuove generazioni. Noi come Kilpatrick siamo una società di headhunter globale, per cui abbiamo indetto una survey internazionale alla generazione Z, per cui coloro che sono nati a fine anni 90-2000, ed è emerso che dopo il salario, dopo il tempo, per cui l'importanza di un balance tra la vita personale e la vita professionale, al terzo elemento, perché un candidato, una persona che si affaccia sul mercato del lavoro, è la sostenibilità. Per cui è veramente considerano le nuove generazioni, le società green e ecosostenibili, un elemento indispensabile. Per cui la sostenibilità diventa veramente un topic fondamentale di attraction e di retention, nel senso che sicuramente le nuove generazioni sono già molto più consapevole, ma ormai anche i manager diventano sono molto consapevoli e sensibili a tutto quello che è il cambiamento e l'impatto ambientale e socio-economico. Come è stato citato, sicuramente uno dei primi alleati all'interno dell'azienda, naturalmente il commitment dei vertici deve essere molto chiaro, ma all'interno dell'azienda un alleato fondamentale per i sustainability manager diventano i responsabili HR, che tramite la formazione, che è un driver fondamentale perché tutti i dipendenti siano consapevoli di che cosa significa essere una società sostenibile, sono i dipendenti stessi a diventare brand ambassador dell'azienda e della sostenibilità in azienda. Per cui all'interno delle aziende un ruolo fondamentale accanto al sustainability manager sono proprio anche i responsabili HR. Negli ultimi anni i clienti arrivano da Kilpatrick alla ricerca di ESG Director, Sustainability Manager, Circularity Manager, con 3-5 anni di esperienza. Questo perché? Perché le aziende si sono resi conto che in primis devono inserire questi leader strategici, che sono agenti di integrazione e di tutto quello che è il business plan sostenibile all'interno di un'organizzazione. Per cui le prime figure che i clienti stanno cercando, proprio perché riconoscono la strategicità del ruolo, sono le figure apicali. Naturalmente questo è un trend in forte crescita, per cui questa è la situazione di un recente passato, ma proprio le normative sempre più stringenti
e sempre più la consapevolezza di quanto sia importante la sostenibilità fa sì che questi leader strategici vengano continuamente ricercati. E voi, se posso interromperti, voi come effettuate la selezione? Cioè come valutate le competenze e le conoscenze sui temi di sostenibilità e appunto la prassi può essere di aiuto? Allora, sicuramente noi come Danter, come potete immaginare, non siamo onniscienti, per cui sicuramente con il cliente vengono condivisi requirements fondamentali e le skills tecniche da cercare e indagare all'interno di un colloquio. Il fatto che ci sia questa prassi perimetra molto bene, quindi è un punto di partenza fondamentale che perimetra molto bene non solo le competenze dei professionisti e di coloro che già si occupano a tempo pieno di queste tematiche, ma poi è anche un'indicazione importante per le figure più junior che si vogliono poi approcciare a questi tipi di tematiche. Perché se è vero che i clienti arrivano da una società come Kilpatrick alla ricerca inizialmente di quello che è la figura che farà parte del leadership team, poi al di là della strategia, questa strategia deve essere messa a terra. Per cui internamente noi dobbiamo indagare in una fase di colloquio sicuramente le competenze tecniche che rimangono poi la cornice entro quale il manager si deve muovere, ma poi andiamo un po' a indagare la leadership, perché sempre parlando con i manager ci hanno condiviso che un sustainability manager deve essere in grado di sedersi a un tavolo multifunzionale dove deve esercitare leadership, capacità negazionale e negoziale, e pazienza. Pazienza perché se è molto chiaro quello che è l'obiettivo finale, bisogna poi avere degli step intermedi e degli obiettivi intermedi che permettono di capire che è la direzione corretta. Per cui in realtà la nostra testimonianza è un po' a sostegno di quello che è stato raccontato fino adesso, è esattamente così, perché la sostenibilità ormai non è più solo, non sono più solo delle competenze verticali, ma la sostenibilità pervade realmente tutta l'azienda e sono coinvolte tutte le funzioni aziendali, per cui l'interfaccia, le capacità negoziali di leadership che deve avere un sustainability manager, allora noi come Danter siamo in grado un po' di indagarli, di capire all'interno di un colloquio, chiedendo degli esempi, le difficoltà, quali sono poi all'interno di una figura professionale. Benissimo, grazie. Allora direi che da tutti gli ambiti, quindi società di selezione personale, chi effettivamente presidia le tematiche della sostenibilità in azienda, sono venute informazioni a sostegno, no, dell'utilità di questa prassi. Noi come Sustainability Makers vi aspettiamo a braccia aperte per supportarvi nel cammino di formazione. Grazie a tutti e buon salone.